ha, gli ha dato il benvenuto, non c'è il desiderio prezioso che è a Dubai, ma da Dubai gli ha dato un benvenuto annunciando di fatto l'acquisto di Alberto Gilardino. L'aspettava un regalo immediato. Non so se è ufficiale, però insomma, spero che si concretizzi al più presto di avere a disposizione di una persona. È l'attaccante di cui ho bisogno il Genoa. Ecco, sì, se da un po' di tempo la società si sta muovendo, io penso che il problema, diciamo, di fondo è servire un attaccante con questo. Da Genova a Marsala Garibaldi è andato per fare l'Italia, lei da Marsala a Genova per che cosa? Per l'Europa? No, per fare bene, per lavorare bene nel quotidiano, perché non mi vado a fare programmi di corsi di obiettivi, però di lavorare settimana in settimana col massimo impegno, perché Genova è una società importante, una società che ha delle aspirazioni, quindi dobbiamo dare il massimo, cercare di fare il meglio. Ma gli esami proprio poco prima dell'ultima partita aveva detto quattro un attaccante e servirebbe un centrocampista. Lei ha studiato durante le vacanze di Genoa, si può dare tutti i DVD delle partite. Secondo lei cosa bisogna? Di cosa bisogna fare la squadra? Vediamo prima di fare altri movimenti, quello che abbiamo in casa, se rispondono bene i giocatori che sono stati presi per un fortuno come Tucci, insomma, qualche altro, poi eventualmente sono convinto che se c'è la necessità la società non si deve avere più. Le volevo chiedere se il Presidente Prezioti ti ha chiesto qualcosa in particolare, oppure se c'è un progetto per arrivare a creare una squadra in tempo, giocare bene, oppure se ha chiesto già un obiettivo per trovarlo. No, abbiamo avuto un modo di parlare, di discutere del momento, del momento attuale, però è chiaro che si conosceva comunque di migliorare le cose, cui, certamente come ho detto prima, navighiamo a vista, nel senso che bisogna cominciare a pensare di partita in partita e cercare di recuperare qualche giocatore fortunato, qualche mezzo da fare, di recuperare la condizione di giocatori che sono stati come cervello per giocare poco, c'è un organico molto largo, quindi c'è da lavorare un po' di più per poi vedere sistemare la squadra secondo le caratteristiche di questi giocatori e qualcuno che ha giocato. Volevo dire se ci vede un po' le coincidenze. Lei nel 2007-2008 aveva sostituito Alessandro Udinese, adesso ha sostituito qua Alessandro di Genova e quell'epoca aveva centrato l'Europa League. Ritiene che questa squadra abbia almeno le potenzialità per centrare l'Europa League o provarci da un punto di vista? Siamo in dovere di particolare a fare il massimo, sarebbe dire che è una coincidenza, anche se è diversa perché la partita non era visto e campionato, non era un caso in corso, sono situazioni che vanno molto male. Visto che gioca con 4-3-3, è un modo di lavorare. Allora cerca di mettere nelle condizioni i giocatori di esprimersi nel massimo, cercare in base all'organico disponibile di trovare il sistema di gioco più adatto alle caratteristiche dei giocatori. E c'è no, penso che può farlo benissimo questo sistema di gioco, può anche adottare qualche altra situazione tattica, non è che le parti si vincono con il sistema di gioco. Mister, Giulio Marmolato, ben arrivato alla democrazia. Consigliere particolare lei, conosce il Genoa Menadito, che fa così fa. È una piazza diventata particolare, con la pazienza, vuole tutto e subito, ed è derby 365 giorni, ha avuto probabilmente i suoi colleghi anche se non deve essere qui, non hanno capito prima di venire. Ma io credo che ha detto bene, Genoa è esigente perché negli ultimi anni ha fatto anche bene, ha un anno di Europa League, ha una storia, la tifoseria si aspetta sempre il massimo da questa squadra, per cui abbiamo il dovere di impegnarci al massimo e cercare di accontentare, perché sono abituato tra l'altro nel periodo di Gasperini a un calcio molto bello, perché mi è piaciuto tanto il Genoa in quegli anni e quindi sono abituato bene.
Non mi vado a discutere un parallelo di un allenatore che è stato tanto tempo oggi, quindi il nome per andare a discutere un po' di un grande professionista, Antonio che era per giudicare la volontà, però dico che siccome la squadra è stata in grado, ha preso la squadra da B, ha portato la A, ha fatto la prima Europa, non è normale, ha avuto il tempo e ci vuole lavoro e sta male. Devo dire che non si aspettava molto Udinese Genoa ai tempi perché si presupponeva un calcio più bello, no? Lei pensa di poter essere abbinato in un certo senso alla sfida di un comitivo di rosa, forse appunto con i due esterni? Ma diciamo che cerco di parlare di un calcio troppo sicuro, abbiamo secondo me le idee sono simili, adesso lui ha dimostrato qui a Genoa, io devo iniziare adesso, spero che riuscissi, ma l'idea è se bisogna vedere le parti, no? Anche se a Malesani erano stati fatali i sei gol che ha subito, quindi al di là del calcio propositivo dovrà pensare anche a non prenderli in sostanza. Sì, però il Genoa e i tifosi del Genoa sono abituati a vedere un calcio bello, regolare e anche difficile, c'è un'organizzazione, se c'è, diciamo così, un gioco probabilmente ci deve essere anche un riuscito. Che è una buona capitale, io dico che una partita non si può prendere solo da esempio, ma può capitare, non credo che comunque trovare tempo di tutti questi per dare continuità di gioco per tutte le partite, avere un'identità, una fisionomia ben precisa. Senta, lei ha visto l'ultima partita del Genoa, però abbiamo visto tutte, no? Secondo lei, Genoa squadra può supportare il 4-3-3 con Edoardo, Gilardino se arriva e Palacio, oppure dovrà chiedere un altro sacrificio ulteriore al presidente per quanto riguarda la copertura di questo? Ma se sono un giocatore organico, non è detto che deve essere per forza questi tre a formare il presidente, può darsi di parte della partita se può pagare, oppure qualcuno che ha più qualità, se non da tornante, deve essere davanti, qualcuno molto, qualcuno più. Pensivo, però ripeto, dipende molto dall'individuo che si riesce a dare e durante il lavoro cercare di supportare anche questo tipo di atteggiamento pratico è prematuro perché se prima non si lavora non può sapere quello che può essere. Noi cercheremo di fare determinato, di attuare un determinato tipo di gioco, però diciamo che bisogna anche vedere come risponde la squadra, pensiamo qui, se andiamo a battere da questa muro non fa piacere, quindi bisogna trovare un cambiamento di rimedio. Questa lei conosceva, ho letto con piacere, nel senso su Repubblica, mi piace proprio Borussia Dortmund. Anche a me è la squadra preferita, non l'ho mai vista mentre in campo da Malesani, quel 4-2-3-1 con l'unica punta che è Barros, secondo me potrebbe essere Gilardino. Mi piace perché è una società che ho avuto anche la fortuna di perché è piacevole giocare tanti come quello, abbiamo lavorato di mese in Cottura, mi piace perché è una politica che sta pagando perché hanno veramente tantissimi giovani di prospettiva e sono riusciti a prendere un piano di esito, è una società è in crescita e la politica stanno facendo per tutta la vita. Tanto talento.